Allora, attraverso il lavoro, soprattutto, anche se ci sono anche altri due momenti, il servizio e la paura della morte, la riflessione su questa, cioè sulla propria condizione di essere finito, sulla propria finitudine, l'autocoscienza, la coscienza diventata autocoscienza, sembra aver risolto la conflittualità con le altre autocoscienze. Il servo, dunque, la coscienza serva, sembra aver superato la sua distanza, di aver colmato la sua distanza dal Signore. Sembra aver rovesciato questi rapporti. In realtà non è così. Perché ancora il mondo nella sua totalità gli sfugge. E ricordate sempre, ragazzi, che per Hegel la coscienza diventa consapevole di sé, e lo vedremo quando diventerà spirito, solo quando comprende il tutto. Solo quando ha una comprensione assoluta di tutto, non solo dell'altro da sé, ma anche, per intenderci, per dirla in sinteticamente, del senso del mondo, del senso del tutto, del senso della storia, quando, per intenderci, ha una conoscenza dell'assoluto, della totalità e delle sue leggi. Qui ha superato la scissione con l'altro da sé. Il travaglio del negativo c'è stato, ma all'orizzonte ecco che intravediamo nuovi travagli, nuovi momenti negativi, nuove contraddizioni dialettiche. Ecco che vediamo ancora il conflitto all'orizzonte. Fra che cosa? Fra una coscienza che ha sì diventata autocoscienza, ha superato la scissione con l'altro da sé, ma che ancora non comprende la totalità, non ha una conoscenza assoluta del mondo e delle sue leggi. E allora in che cosa si rifugia l'autocoscienza? Ecco il momento dello stoicismo e dello scetticismo. Si rifugia in quelle correnti, o meglio, è paragonata da Hegel a quelle correnti filosofiche che hanno provato a superare questa distanza dal mondo, a superarla, a metterla fra parentesi, potremmo dire così, e a cercare per la vita e per l'esistenza altre strade di consolazione o di significato. Badate bene, ragazzi, questo è un momento molto interessante. Hegel usa delle correnti filosofiche come figure, appunto, storico-ideali per definire la condizione della coscienza in un certo momento. Potremmo dire che lo stoicismo e lo scetticismo sono dei momenti di autoconsolazione della coscienza che si rende conto di non poter conoscere la totalità e si rifugia in, come dire, luoghi apparentemente sicuri. Quali? Quelli della autosufficienza stoica. Vi ricordate lo stoicismo? Così ripassiamo anche le correnti del passato. La scuola degli stoici. Qual è il fine dello stoicismo? L'autosufficienza morale rispetto alle avversità della vita. La vita presenta dolore, sofferenza continua all'essere umano. L'uomo, attraverso la sua corazza datagli dalla moralità, può essere autosufficiente rispetto al tutto. Quindi lo stoicismo che cos'è in fondo, ragazzi? È l'idea di poter trovare la verità non nel mondo, ma dentro di sé, dentro i principi della morale, dentro i principi dell'autosufficienza morale. L'illusione, cioè, di aver trovato un'astratta libertà, potremmo dire, dentro di sé, indipendentemente dal mio rapporto con il mondo. Ma lo stoico subisce il suo scacco matto, ragazzi. Lo stoico subisce il suo scacco matto perché questa astratta verità gli presenta il conto. Il mondo fuori continua ad andare, ad essere lanciato come una locomotiva, e lui resta fermo, convinto che questa astratta libertà datagli dai suoi principi morali possa essere sufficiente, ma il mondo intanto fuori lo travolge e questa astratta libertà che ha maturato dentro di sé non gli basta più, non è più sufficiente. Ecco lo scacco matto dello stoicismo. E quindi dove si rifugia la coscienza? Nello scetticismo. Che cos'è lo scetticismo, ragazzi? È il mettere fra parentesi la realtà. Lo scettico afferma che nulla è vero. La coscienza scettica nega la verità. È quasi una coscienza nichilistica. Nega la verità, dice che nulla è vero, visto che non è possibile trovare la verità, va messa tra parentesi, va sospeso il giudizio sulla verità. Epoché. Epoché è la parola che gli storici usano per dire sospensione del giudizio. Sulla verità non si può dire più nulla. E allora quindi gli stoici cercano la verità dentro, gli scettici dicono che la verità non c'è proprio.
tanto sfugge alla coscienza, avete capito, la comprensione del tutto, che prova a rifugiarsi con questi, come dire, attraverso questi espedienti, in una, come possiamo dire, in una, prova a rifugiarsi in una specie di nido filosofico, no? Il nido che lo protegge la coscienza, in questo caso, prima lo stoicismo, poi lo scetticismo. Prima dire la verità è dentro di noi, non importa quello che succede fuori, poi invece si passa a dire la verità non esiste, non si può dire, quindi è meglio sospendere il giudizio su di questa. Dimmi. Ma quindi in questo metafora lo stoico diventa scettico? Sì, lo stoico, sì, esatto, e viene, quindi si trasfigura, si trasforma in scettico, dimmi. Come si scrive epoche? Epoche, ok? No, no, epoche, ok? Epoche. Il modo di reagire al fatto che la tua coscienza non riesce a comprendere il tutto. Molto bene, è il modo, un modo di reazione rispetto al fatto che il tutto ci sfugge. Ragazzi, Hegel è famoso per una frase, non della fenomenologia, che dice: il vero è l'intero, il vero è il tutto. Senza la comprensione del tutto, ma solo di una parte, si ha una comprensione parziale della realtà. La verità è solo la comprensione del tutto. Ecco perché Hegel è l'opposto di Kant. Kant è un analitico, l'intelletto conosce la realtà a pezzetti, i fenomeni, spezzetta la realtà, e molti fenomeni che vengono conosciuti con le categorie e i concetti. Qui invece la comprensione deve essere sempre tutta, insieme, deve avvenire tutta insieme, deve essere totale, complessiva. Non si può conoscere una parte, si deve conoscere sempre il tutto. Conoscere una parte è come voler dar ragione a Fichte, che ci aveva detto che l'unica cosa che c'è è l'io, no? E ci aveva detto che tutto ciò che è oltre è semplicemente un ostacolo da superare e che non interessa alla luce, diciamo, della conoscenza e dell'assoluto. Bisogna invece conoscere la totalità, l'io e anche l'altro da sé, l'io e il mondo nel loro rapporto appunto dialettico. E questo rapporto dialettico porta la coscienza a diventare prima stoica, poi scettica. Ma anche lo scetticismo subisce il suo scacco, perché gli scettici, ragazzi, stanno dentro un conflitto. Qual è questo conflitto? Dicono che nulla è vero, ma allo stesso tempo pretendono di dire qualcosa di vero. Gli scettici dicono che nulla è vero, ma pretendono di dire la verità. E allora questa antinomia, questo contrasto insanabile porta l'autocoscienza in un'ulteriore fase di, come dire, un ulteriore scacco. Produce per l'autocoscienza un altro scacco matto. E qui, ragazzi, si apre forse il momento più intenso. State attenti e seguite, perché è molto importante questo. Il momento forse più intenso della fenomenologia dello spirito, ragazzi. Quello della coscienza infelice. La coscienza infelice, ragazzi, potremmo storicamente paragonarla alla sofferenza dell'uomo medievale, dell'uomo del basso medioevo, dell'autunno del medioevo. C'è proprio un riferimento qui storico, ideale ancora. Mentre potremmo dire che stoicismo e scetticismo sono la condizione della coscienza, storicizzandola, la condizione della coscienza nel mondo post-classico. Del resto stoicismo e scetticismo sono filosofie post-aristoteliche, no? Qui Hegel, vedete ragazzi, già sembra costruire già la storia, servirsi della storia per spiegare la filosofia. La coscienza infelice potremmo paragonarla all'umanità nel momento medievale, prima cioè del Rinascimento, prima della rivoluzione scientifica, quindi prima della razionalità. Avete capito questo parallelo continuo che c'è, questo riferimento continuo che c'è alla storia sullo sfondo, no? La storia che serve per spiegare la filosofia, serve per spiegare la condizione della coscienza e quindi la condizione umana. Posso dire che il secondo punto si riferisce alla Grecia post-classica? Sì, potremmo dire che sì, c'è quel riferimento. Allora ragazzi, la coscienza infelice è la figura forse più intensa della fenomenologia dello spirito, è la figura di maggiore smarrimento, perché la coscienza è infelice. Di che cosa è infelice la coscienza? Perché è infelice, ragazzi, secondo Hegel? Perché infelice? Perché gli sfugge la comprensione appunto della totalità, gli sfugge la comprensione, gli sfugge il senso, ma soprattutto, ragazzi, questa è la coscienza scissa da Dio. Perché qui, nel mondo medievale appunto a cui Hegel allude, la verità che sfugge all'uomo è proprio Dio. Dio è distante, Dio che diventa metafora, no? Della verità, immagine della verità. Dio, ragazzi, sfugge alla coscienza, è il momento di massima distanza dell'uomo da Dio, dell'uomo dalla verità. Ma tenete presente che questo momento religioso è solo temporaneo, perché Hegel non è un filosofo della religione, non è un filosofo che
piega, curva il suo pensiero verso una, come dire, prospettiva teologica e religiosa, come invece aveva fatto Schelling nell'ultima parte della sua vita. Ecco perché poi i due si erano separati e Hegel lo aveva anche bacchettato duramente, come sappiamo. Hegel pensa che la religione sia una tappa della costruzione dell'assoluto, della costruzione della conoscenza assoluta, della costruzione della consapevolezza assoluta, cioè dello spirito. La religione non è un momento finale, ma di passaggio, che come sempre avviene in Hegel non è cancellato, perché la dialettica, vi ricordate il termine tedesco? È Aufhebung, la dialettica è superare conservando, nulla si cancella, tutto si conserva superandosi conserva, ok? Qualcosa del momento religioso resta, ma ciò che spinge l'uomo verso il futuro, verso la sua piena consapevolezza, non è la fede, ma è la razionalità. Infatti adesso vedremo che l'itinerario della coscienza infelice finisce non a caso con la razionalità, con la ragione, non finisce con la, come dire, la visione di Dio eterna, immutabile e che non produce più nessun avanzamento. Non finisce con la teologia, no? Ma con la razionalità. Sì. Nel momento in cui la coscienza è più lontana da Dio e quindi più lontana dalla verità, sì. Sostanzialmente con la ragione ci si riavvicina. Bella considerazione questa. Con la ragione si recupera la verità, ma la verità lì non è più, secondo Hegel, vista come un Dio che c'è distante, ma la verità è vista come la ragione stessa che costruisce il mondo. Lì infatti la ragione osserva, legifera e poi si risolve pienamente nella storia, nelle istituzioni storiche. La ragione supera, possiamo dire così, la religione. L'immagine di Dio viene conservata dalla ragione, ma non diventa il fine assoluto verso cui tendere, un fine distante, perché la ragione comprende che verso Dio e a Dio ci arriva essa stessa col proprio sforzo, cioè essa stessa, diciamo così, capace di raggiungere e di sussumere, di assorbire Dio comprendendolo. Cioè questa distanza da Dio la ragione la supera, potremmo dire, la colma, non la supera, la colma, ok? La ragione, dirà Hegel, si rende conto di essere essa stessa la verità. Ci arriviamo alla fine della coscienza infelice, questa è la tappa. La ragione non si sente più distante da Dio, ma sente di essere essa stessa Dio, potremmo dire così. Essa stessa la verità, se lì dove Dio è la verità, è immagine e metafora della verità. Ma vediamo il cammino della coscienza infelice, che è molto bello, perché è un cammino di sofferenza dentro, potremmo dire, ragazzi, l'autunno del Medioevo, dentro, potremmo dire, alcuni momenti della religiosità medievale. Vediamola. Ripeto, infelice perché soffre, perché è distante. In questo momento, ragazzi, la coscienza è devota. Il primo momento della coscienza infelice, infatti, è quello della devozione. Che cos'è la devozione? La sottomissione totale al Dio. Sapete in che religione storica individua Hegel il momento della devozione? Nell'ebraismo. Qui Hegel penetra nella storia delle religioni e dice: la massima manifestazione storica della coscienza infelice devota, cioè di una coscienza che soffre ma allo stesso tempo è devota a Dio, a un Dio onnipotente, a un Dio che non è umano, che non si è fatto uomo, a un Dio che rimane totalmente trascendente, che è il Dio dell'ebraismo, che è un Dio onnipotente, un Dio, come possiamo dire, entità trascendente totale, che governa e comanda e definisce il destino del mondo. Il momento che meglio traduce questa condizione, la coscienza infelice, ragazzi, è l'ebraismo. L'ebraismo è distanza assoluta della coscienza da Dio. Ma come sempre in Hegel c'è una dialettica, e dopo l'ebraismo quale storia religiosa avvicinerà l'uomo, apparentemente avvicinerà l'uomo all'assoluto, cioè tenterà di colmare questa distanza fra finito e infinito? Il cristianesimo. Il cristianesimo che cos'è, ragazzi? È Gesù Cristo uomo che è figlio di Dio, è il corpo finito che rappresenta l'infinito, è Dio che si fa uomo, è l'infinito che si invera nel finito. È tutta la filosofia di Hegel, è una metafora, potremmo dire, del, come dire, il cristianesimo è una metafora della filosofia hegeliana. Sì. E come si chiama? Ah, questo è il momento, dopo la devozione c'è il momento dell'operare e del fare, ma adesso vi dirò che cosa vuol dire l'operare e del fare. Allora, all'inizio c'è la devozione, e soprattutto la devozione espressa dalla distanza, no? Di Dio, potremmo dire, del Dio ebraico, del Dio dell'ebraismo, dall'uomo. Con il cristianesimo invece il finito, l'uomo, si avvicina al finito, anzi Dio entra nel corpo umano
È la grande, secondo Hegel, metafora dell'unione fra finito e infinito, che in realtà è la filosofia. La filosofia idealistica che cosa fa? Cerca di spiegare come l'infinito è, il finito è una manifestazione dell'infinito. Cioè come il mondo storico, il mondo naturale, sia solo una manifestazione dell'idea infinita. Idea in sé. Vi ricordate lo schema, ragazzi? Idea in sé, idea fuori di sé, idea che ritorna in sé. L'idea fuori di sé, che cos'è? È una manifestazione dell'infinito nel finito. Quindi il cristianesimo, potremmo dire, è un momento dell'idea fuori di sé. È il momento della verità che diventa carne, che diventa corpo, che diventa finito, dell'infinito che diventa finito, della, potremmo dire, infinito che si finitizza. E allo stesso tempo poi c'è il finito, cioè Gesù Cristo che si infinitizza, che diventa appunto quello che poi sappiamo. Ok? Allora ragazzi, questo momento, diciamo, di potremmo dire fondazione del cristianesimo, è caratterizzato da due momenti. Uno, che è il secondo momento dialettico della coscienza infelice, è l'operare e il fare. Il cristianesimo spinge alle opere buone l'essere umano. L'uomo cerca di seguire l'esempio di Cristo e di operare, di fare per migliorare se stesso e il mondo e gli altri, no? Opere di bene, potremmo dire, molto dicendolo in termini ecclesiastici e religiosi. È il momento in cui la coscienza, autocoscienza, diventata coscienza infelice, prova a risolvere l'infelicità nel fare. Fa delle opere di bene per provare a dare un senso alla propria vita e colmare questa e mettere fine a questa infelicità. È per esempio l'ideale benedettino dell'ora et labora. Questo è. Ci sono sempre degli esempi storici qui sullo sfondo che ci fanno comprendere questo momento. Ora et labora, prega e lavora, è il momento, secondo momento della coscienza che pensa, ma come sempre c'è il contraccolpo, c'è lo scacco matto, pensa di aver colmato, avete capito, quella mancanza. Prima è infelice, devota ed è distante da Dio, poi si avvicina a Dio con le opere. O prova a farlo, ma che cosa fa? Subisce il solito scacco matto, il solito contraccolpo, no? Come lo chiama Hegel, il contraccolpo. Che cos'è il contraccolpo? È appunto la, come dire, scoperta che questo infinito che sembrava raggiunto con le opere di bene è in realtà ancora distante. Cioè Dio, ragazzi, nonostante Cristo, nonostante sia diventato uomo e poi nuovamente è andato, come dire, nell'aldilà, ha lasciato, dopo essere morto, nuovamente gli uomini. Sì, è vero, è risorto, ma poi è nuovamente salito al Padre. E infatti il sepolcro, guardate quanto è bella questa immagine che Hegel utilizza nella fenomenologia. È un'immagine stupenda, ragazzi. È un'immagine stupenda dal punto di vista letterario, poetico. Il sepolcro vuoto trovato dai crociati. I crociati giungono in Terra Santa durante le crociate, dice Hegel, ma il sepolcro che trovano è vuoto. Ecco lo scacco matto della coscienza infelice. Essa pensava attraverso la religione cristiana, le opere di bene e seguendo l'esempio di Cristo di aver colmato la distanza con Dio, di aver visto, trovato Dio, ma poi quando lo cerca davvero, quando va in Terra Santa, il sepolcro è vuoto. Il sepolcro è vuoto. Ed ecco che il vuoto lacera nuovamente la coscienza infelice. Il sepolcro vuoto della Terra Santa getta nuovamente la coscienza infelice nella propria disperazione. È una disperazione che sembra a questo punto senza fine e sembra a questo punto condurre alla morte. Infatti il terzo momento è il momento della mortificazione di sé. È il momento della mortificazione di sé. E si ritrova in qualche risoluzione? No, è sempre il momento cristiano questo, ma un momento cristiano potremmo dire disperato. È il momento, potremmo dire, dell'ascetismo medievale, cioè di uomini che si mortificano nel corpo, nella carne. Avete presente? I battenti, coloro che si fanno del male, che si colpiscono il corpo per espiare i peccati. Sì, certo. Il sepolcro vuoto è il simbolo della, come dire, distanza che ancora separa la coscienza infelice da Dio. Essa pensava di averla trovata, di aver trovato Dio, di aver trovato la verità e di averla raggiunta e attraverso le opere di poter seguirne l'esempio. Ma poi, quando i crociati cercano il sepolcro vuoto, questo sepolcro appunto, quando cercano il sepolcro in Terra Santa, questo sepolcro appunto si rivela vuoto. E questa condizione di vuoto, di assenza, è la metafora dell'assenza che ancora, diciamo, caratterizza la coscienza infelice, del vuoto che ancora caratterizza la coscienza infelice. Avete capito? C'è ancora un vuoto nella coscienza. Questo vuoto sembra ormai gettare la coscienza alla disperazione. E cosa fa a questo punto l'individuo, l'essere umano, la coscienza infelice? Si
procura delle lesioni, fa autolesionismo, si mortifica la carne, si mortifica il corpo, si punisce da sola. Hegel viene, esatto, rappresenta questo momento con i fenomeni, diciamo, più estremi della cristianità medievale, appunto, i fenomeni di autolesionismo, di automortificazione, di autolesione. Avete presente i battenti che si come dire, colpivano e laceravano le carni, no? Durante delle, come dire, dei riti, quasi a voler espiare, no? I propri peccati, quasi a voler dire il nostro corpo è destinato solo alla sofferenza e anzi il nostro corpo ci porta solo al peccato, no? Dobbiamo punirci, dobbiamo colpirci nella carne, farci del male, procurarci da soli dolore. Questo è, no? È successo nella storia della cristianità medievale. Hegel lo utilizza questa immagine per rappresentare il momento più tragico della coscienza infelice, quello appunto della mortificazione del corpo, della mortificazione della carne. Qual è il succo di questo discorso? Dov'è la morale di questa storia? Sta qui, nell'idea che Dio ci è talmente tanto distante, ci ha talmente tanto lasciati nel peccato, perché appunto forse, anzi probabilmente, sicuramente, ce lo meritiamo, da appunto lasciarci come unica via quella di mortificare il nostro corpo, di mortificare ciò che produce il male, ciò che rappresenta il male, il nostro corpo, che ci impedisce di cercare di trovare la verità, cioè ci impedisce di arrivare alla verità, di ricongiungerci a Dio, che ci ha impedito di ricongiungerci alla verità. La mortificazione di sé dunque sembra un momento che precede la morte, un momento disperato di abbandono, no? Di abbandono alla sofferenza. Non sappiamo, non possiamo più avere nulla. La verità ci è sfuggita, Dio è tornato al Padre, Cristo è tornato al Padre, ci ha lasciati soli nuovamente in questa valle di lacrime. Non ci resta che soffrire. Questa è un po' l'idea. Ma qui arriva una specie di, hanno detto alcuni studiosi, salto mortale della coscienza. Che cos'è il salto mortale della coscienza, ragazzi? È nel vuoto, nella disperazione, che la coscienza infelice ritrova se stessa come ragione. È nella distanza con l'assoluto che essa, cercando dentro di sé, scorge che cosa? La possibilità del pensiero, la possibilità dell'autonomia intellettuale. Guardate se non è un momento magnifico. Questo è un contraccolpo, sì, è una specie di salto mortale. Sì, certo. Ma la coscienza trova proprio in questo momento di massima caduta la propria, come dire, autonomia. Scopre se stessa, scopre che non deve abbandonarsi, non deve mortificare se stessa, non deve umiliarsi, non deve lacerarsi, ma deve contare su se stessa. Non deve raggiungere Dio per trovare la verità. Ma deve contare su se stessa e sulla propria razionalità, sulla propria ragione, appunto, è qui che diventa ragione, per arrivare all'assoluto, per comprendere, cioè, di essere essa stessa la verità. Dice Hegel, nel momento in cui la coscienza infelice sembra distante dalla verità, essa scopre con uno sforzo immane di essere essa stessa la verità. Dice Hegel, scrive Hegel, vi dico alla lettera, la cosa stessa, quella cosa in sé kantiana, che essa pensava di, come dire, di non poter mai raggiungere, che pensava appunto essere Dio, adesso la trova in sé. Ragazzi, è nel vuoto e nella sofferenza, ci sta dicendo Hegel, che si trova la verità della ragione, che si trova la nostra verità, cioè il fatto che noi siamo esseri razionali, capaci da soli, in autonomia, di arrivare alla verità, anzi non tanto di arrivare, siamo noi stessi la verità, ma come sempre la verità è dialettica e sarà disvelata poco a poco nelle tre tappe della ragione. È chiaro? La ragione è un'idea della ragione? Sì. L'idea, la ragione è la condizione della coscienza, poi divenuta autocoscienza, a sua volta coscienza infelice, è la condizione della coscienza finalmente consapevole di sé, consapevole che il mondo non dipende da Dio, da un essere, diciamo, altro, trascendente, da una verità alta e trascendente, ma da sé. Essa stessa, con le proprie potenzialità, con la propria appunto razionalità, a poter raggiungere la verità, Dio compreso, perché poi vedremo che la religione sarà un momento ulteriore dello spirito assoluto, ma è una religione quella razionale che viene colta dalla ragione, raccontata dalla ragione, non più una religione della sofferenza, della distanza, dello smarrimento. Questa è la religione medievale. Poi ci sarà una nuova fase di religiosità razionale, potremmo dire,
idealistica, filosofica, che Hegel ci racconterà nella filosofia dello spirito. La religione è un momento dello spirito assoluto, è un momento consapevole. Poi ci torneremo. È consapevole solamente di sé e osservando tutto diventa consapevole del resto. Esattamente. La ragione è innanzitutto... Ragazzi, Hegel è questo. All'inizio vi è sempre un, come dire, qualcosa che si appare all'orizzonte. All'inizio c'è sempre un percepire qualcosa che poi diventa sempre più chiaro, che poi diventa sempre più, come dire, è grande, è una specie di palla di neve. Prima è un piccolo granello, poi diventa una valanga. La coscienza infelice che diventa ragione è una luce, fioca, è una fiammella che poi diventa incendio, perché diventa poi consapevole progressivamente di essere essa stessa realtà, cioè storia. Storia, qua è la ragione che si storicizza, adesso lo vedremo, attraverso la sua capacità di diventare legge del mondo, di diventare legge. Vediamo nei momenti, prima di concludere, velocemente poi nella terza lezione spiegheremo bene, soprattutto questo terzo momento, l'individuo in sé per sé, sul quale voglio soffermarmi perché è il momento più storico della fenomenologia dello spirito, dove Hegel proprio fa la storia vera, reale, per fare la storia della coscienza. Ci racconta la storia vera, reale, dei popoli, per fare la storia della coscienza. Lo vedremo poi alla prossima lezione. La ragione. La razionalità che appare in questo momento è essenzialmente la coscienza che, raggiunta in parte, all'inizio, la consapevolezza di sé, parzialmente la consapevolezza di sé, avendo raggiunto parzialmente, mettiamola così, la consapevolezza di sé, prova a dare ordine al mondo, prova a ordinare il mondo che ha davanti. Prima, ricordate ragazzi, il mondo gli sembrava, diciamo, alieno, la verità, la realtà, oltre l'autocoscienza, nella sua totalità, gli sembrava estranea. Adesso la ragione ha capito di essere legislatrice della natura. Vi ricorda qualcosa questo? Legislatrice della natura? Kant. Qui Hegel sta muovendo una critica al suo connazionale predecessore, Kant. Hegel sta muovendo, scusatemi, ovviamente ho detto Kant, una critica al suo predecessore Kant. L'io legislatore della natura era il massimo momento della conoscenza per Kant. È l'intelletto che ordina la realtà. Qui invece è un primo momento di una dialettica. Di una dialettica, quindi l'io che legifera la natura è solo una parte del cammino che la ragione deve ancora fare. L'intelletto che Kant aveva dichiarato essere l'organo della conoscenza è solo una parte di questa razionalità più grande che sta remando a tutta forza verso l'assoluto, che sta marciando a tutta forza verso l'assoluto. E infatti la ragione all'inizio è, potremmo dire, osservativa. Osserva e cerca di ordinare il mondo. La ragione quindi è ragione osservativa. Osserva il mondo. Osservandolo però che cosa fa, ragazzi? Matura, potremmo dire, sul mondo un'idea, come potremmo dire, morale, un'idea di valore, potremmo dire, del mondo. Cioè valuta il mondo, no? Cercando di osservare il mondo, dà una valutazione del mondo, e questa valutazione porta la ragione a fare delle considerazioni, potremmo dire, ragazzi, morali sul mondo. Cioè porta la ragione a dire: io devo agire nel mondo, non posso solo osservare il mondo, devo agire nel mondo per far sì che la mia osservazione si trasformi in azione, che dall'osservazione semplice del mondo si passi all'azione per cambiare il mondo. Quando io osservo il mondo, ne osservo anche le storture, osservo che nel mondo c'è il male. La ragione da osservativa diventa attiva. È chiaro? Dopo aver osservato la realtà, io agisco nella realtà per provare a trasformarla. Esatto. Qui Hegel fa degli esempi storici straordinari. Che cos'è la ragione attiva? Hegel dice: la ragione attiva
è la ragione che prova ad agire nel mondo per cambiarlo. È la ragione, potremmo dire, individuale che si scontra con la, come dire, il resto del mondo. È la legge morale che si scontra con la legge dello Stato, potremmo dire. È la legge individuale che spesso cozza, confligge con la legge del mondo. È la lotta fra l'individuo e il mondo per l'affermazione del bene, di una legge morale, è qualcosa che ha segnato profondamente l'esistenza e la storia. E qui Hegel fa degli esempi, per esempio, egli chiama questa, così, questo tentativo di essere attivi, no, nel mondo attraverso appunto una, come dire, legge morale, un'azione volta al bene, legge del cuore. E la legge del cuore contrapposta spesso alla legge del mondo, potremmo dire così, no? Ed è questa l'idea della ragione attiva, un'idea conflittuale, l'idea nel nostro caso è l'antitesi, no? Perché da un lato c'è la ragione che osserva, dall'altro lato c'è la ragione che vuole agire nel mondo. Da un lato c'è la ragione che osserva il mondo e dall'altro lato c'è la ragione che vuole correggerlo. Ma dice Hegel, spesso quando si vuole correggere il mondo, che cosa succede? Si entra in conflitto col mondo, no? Pensate alla rivoluzione francese. Robespierre è un'anima bella, potremmo dire, che secondo Hegel l'anima bella appunto è un'immagine che egli utilizza per definire appunto colui che lotta per affermare un'idea del bene, ma con quell'idea del bene si ritrova, come dire, in conflitto con l'altra idea, quella che porta avanti un'altra parte del mondo che non vuole sottomettersi alla sua idea del bene. C'è il conflitto fra morali differenti, fra idee diverse del bene. Io porto avanti la mia e c'è però qualcuno che porta avanti un'altra idea della moralità. Ecco la critica a Kant. La legge morale di Kant è una legge eccessivamente formale. Io ho la mia forma del bene, ma un altro può avere la sua. E purtroppo non tutti possono conformarsi alla mia legge morale. E dunque Kant ha peccato di formalismo. La legge morale di Kant è una forma senza contenuto. Non ci dice cosa fare, ma solo come fare. Ma se io faccio qualcosa solo in base a delle forme e non senza un fine preciso, uno scopo preciso che conquista tutti gli altri, che coinvolge e cattura, diciamo, il consenso di tutti gli altri, io rischio di entrare in scacco con gli altri, di entrare in conflitto con gli altri, di subire un nuovo scacco matto, di essere battuto. Ecco il destino dei rivoluzionari che hanno seguito solo la legge del cuore e sono stati solo anime belle. Ecco il destino di Antigone. E poi qui concludo. Vi ricordate chi era Antigone, ragazzi? Antigone è la protagonista di una tragedia di Sofocle. L'Antigone. Che cosa fa Antigone, ragazzi? Antigone vuole seppellire il fratello morto contro le leggi dello Stato che impediscono ad un nemico della città, di Tebe, la città è Tebe, di essere seppellito dentro le mura, quindi di avere una sepoltura degna. Antigone vuole però seguire la legge del cuore e suo fratello vuole dare degna sepoltura a suo fratello, ma questo cozza con la legge dello Stato. Antigone è il simbolo della legge del cuore contro la legge dello Stato. L'idea che c'è una moralità privata e un'etica pubblica, che c'è una legge pubblica e una privata. La condizione della ragione in questo momento è come quella di Antigone. Vedete la bellezza, ragazzi? La ragione vuole affermare la propria idea del bene, agendo per il bene nel mondo. Sì, esatto. Vuole la ragione, vuole seguire la legge del cuore, vuole operare nella direzione del bene, ma contro trova che cosa? In questo caso lo Stato, in questo caso gli altri, in questo caso un sistema che non accetta la legge del cuore, che segue altre leggi. Sono sempre del cuore, sì, però sono altre. Bisogna trovare che cosa, ragazzi, come sempre in Hegel, una sintesi fra una ragione individuale che cerca da sola il bene e il mondo, potremmo dire, attraversato dalla moralità. Dove si trova questo? Qui, nell'individualità in sé per sé. Vi dico una parola e poi concludiamo. L'individualità in sé per sé, ragazzi, è quel momento in cui la ragione, dopo essersi confrontata dialetticamente con il mondo in base a una propria morale, costruisce un mondo di moralità. Cioè, potremmo dire che la moralità diventa costume dei popoli. Diventa costume del popolo e non più solo abito individuale. Questo momento, ragazzi, è straordinario e si chiama eticità.
o sostanza etica, ed è quello che sta sotto l'individualità in sé per sé, che la sostiene. Individualità in sé per sé la possiamo anche quindi chiamare sostanza etica. È la ragione che raggiunge una sostanza etica. Che se dire sostanza etica vuol dire realizzare nel mondo e con gli altri collettivamente la moralità e non da soli. Ecco perché, ragazzi, e qui gli appassionati di politica e di teoria della politica sicuramente mi seguiranno bene, soprattutto quando faremo la prossima lezione, perché qui, ragazzi, Hegel ci sta dicendo che la moralità, e quindi in fondo potremmo dire anche la libertà individuale, perché la ragione osservativa è una ragione libera individualmente che poi si scontra con le libertà degli altri. Hegel ci sta dicendo, ragazzi, qui che quando ci si mette dal punto di vista dell'individuo, quando si è individualisti, non si raggiungerà mai, diciamo, non si risolverà mai nessuna questione e si entrerà sempre in scacco. Quando invece la moralità non è più ricerca individuale, ma diventa qualcosa di collettivo, ecco che essa si realizza davvero nel mondo della storia come eticità. L'eticità potremmo chiamarla morale collettiva. Morale che diventa costume dei popoli. Non a caso Hegel utilizza un termine tedesco che poi vi spiegherò la prossima volta e concludiamo: Sittlichkeit. Sitte in tedesco vuol dire costume. Sittlichkeit, costume dei popoli, morale del popolo, costume. La eticità, la morale collettiva, è solo la morale che diventa costume del popolo. Lo Stato, le istituzioni sociali devono essere fondate su questa eticità, altrimenti collassano, altrimenti sono istituzioni lacerate dai conflitti. Hegel, come sappiamo, dice che il vero è l'intero, e quindi il vero e non il conflitto fra le parti è la verità, e solo quello può essere, diciamo, la legge fondamentale di una collettività che costruisce gli stati. Hegel su questa base costruire la sua teoria della politica, che vedremo nella filosofia dello spirito oggettivo, sul quale già ho fatto una lezione che trovate sul mio canale YouTube, peraltro.